volte, per cortesia, se volete ci prendiamo 10 minuti. Sì, ci prendiamo 10 minuti e facciamo una spiegazione. Comprendere. È stata pronunciata un'ordinanza di restituzione degli atti alla Procura della Repubblica, motivata sulla base del fatto che il fatto storico, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza degli argomenti dell'accusa o della difesa, il fatto storico si delinea in termini che non lo possono ricondurre al reato di concussione, che debbano essere valutate eventualmente diverse fattispecie, con la conseguenza che il giudice non può pronunciarsi su un fatto che risulta essere diverso, perché come è noto il giudice, ad esempio di un giudizio, sia esso dibattimentale o abbreviato, può pronunciarsi unicamente sul fatto storico oggetto dell'imputazione, e laddove il fatto storico risultasse diverso, l'imputazione deve essere riformulata. E qui il risultato è diverso. Qui il risultato diverso dal punto di vista storico, ma anche giuridico, perché una parte della motivazione di questa ordinanza prende atto di una considerazione che è stata ampiamente sviluppata dalla difesa, e cioè che non vi è stata nessuna costrizione diretta da parte di Lodi nei confronti del signor Cervelli, e che l'azione dispiegata dal presidente di CIDAS non è stata conforme a quella che secondo l'accusa era l'aspettativa o l'invito da parte del vice sindaco. La mancanza di questa azione costrittiva e intimidatoria è stato un argomento che abbiamo sviluppato in maniera molto approfondita, e si può dire che da questo punto di vista il giudice l'ha accolta, non potendo poi pronunciarsi, perché di fronte a un fatto storico diverso il giudice non può cambiare il fatto storico, può solo riqualificarlo, ma senza cambiarne i contorni. Volendo essere molto concreti, immagino che siate soddisfatti di questo cambiamento. Domanda. Allora, parzialmente sì, perché accoglie una parte di argomentazioni sulla quale abbiamo molto insistito, quindi è chiaro che ci soddisfa. Okay. Il mio giudizio tecnico è che questo fatto non costituisce nemmeno un 319 quater, esatto. Però, voglio dire, è un giudizio tecnico molto, molto superficiale, perché se si esprime su una ipotesi di accusa che ancora non è stata formulata dall'unico che può farlo, cioè il pubblico ministero, io sto... Io ho detto, Bertarelli è stato citato più volte nell'ordinanza, e quindi l'ordinanza è un'ordinanza di restituzione di atti al pubblico ministero perché riveda un po' tutto, detta così. Certo. E quindi vediamo cosa succede, ecco. Però, voglio dire, siamo parzialmente soddisfatti per il risultato. Se andava sotto era meglio, però. Cioè, l'unica parte di non soddisfazione è che la vicenda non si possa definire chiusa oggi. Esatto. Aspetta, è una vicenda priva di contenuti offensivi, lo era prima, lo resta anche in seguito, non è che andarla a vedere sotto un angolo parzialmente diverso cambi i connotati storici e sostanziali. Qui non c'è nessuna vera costrizione, non c'è nessun... Ma dall'ordinanza infatti non mi pare che emerga il ruolo di Cervelli come persona offesa. No, l'ordinanza lo esclude. Cioè, proprio... lo esclude.